L'XADV è entrato a gamba tesa nel segmento dei maxi scooter. I numeri di vendita gli hanno dato ragione. È stato il primo a introdurre il concetto del fuoristrada nel mondo dello scooter. Anche se in realtà, ce li ricordiamo bene, i booster e i cab furono loro i primi ad avere sembianze da off-road, ma l'XADV è stato il primo a introdurre questo concetto, questa stessa ricetta, nel segmento dei maxi. I tempi però sono maturi, basta vedere cosa succede nel mondo delle auto con i SUV e i crossover. È l'unico infatti ad essere equipaggiato ad esempio con i cerchi a raggi, con baricentro molto alto, ma soprattutto sospensioni regolabili a lunga escursione. Ecco perché ho deciso di provarlo con pneumatici da moto specialistica, i Pirelli Scorpion Rally STR. Che onda abbia azzeccato la ricetta lo dicono i numeri di vendita. Nel 2018 l'XADV è stato il maxi scooter più venduto in Italia. Il merito è dell'intero pacchetto. Il design studiato in Italia è futuristico, la meccanica è innovativa, ma soprattutto è il primo della sua categoria ad aver sondato questo terreno. Sfrutta il bicilindrico in linea corsa lunga già visto sui modelli NC e Integra, 745 cm3 per 55 cavalli e 68 Nm. Numeri enfatizzati, tra l'altro, dalla rapportatura accorciata, che rende il SUV a due ruote Honda decisamente più brillante in accelerazione rispetto allo stradale Integra. I dati dichiarati sul consumo medio sono confortanti, 27 km al litro. Merito anche del cambio DCT a doppia frizione, arrivato ormai alla terza generazione. Disponibili per il pilota ci sono la mappa Drive per le andature più tranquille e la mappa S, suddivisa a sua volta in tre sottolivelli S1, S2 ed S3. La ciclistica invece fa affidamento su sospensioni a lunga escursione. La forcella scorre per ben 154 mm, la ruota posteriore per 150. Forcella e mono sono entrambi regolabili e quest'ultimo è infulcrato al forcellone in alluminio attraverso un sistema di leveraggi. Significativo è anche il dato di luce terra, che con 162 mm sottolinea la vocazione all-road dell'XADV. Stesso discorso per lo scarico, posizionato in alto e al riparo dagli urti. Poi c'è la parte utility, che comprende un vano sottosella capace di contenere caschi di tutti i tipi. Di serie c'è anche il bauletto Adventure da 35 litri, mentre optional ci sono le manopole riscaldabili. I primi chilometri con l'XADV richiedono un minimo di malizia, perché forse in foto non rende, ma le sue dimensioni sono importanti e i numeri della scheda tecnica ci danno ragione. Ci sono 238 kg in ordine di marcia con il pieno e 1590 mm di interasse, numeri che non aiutano ad esempio nelle manovre a bassa velocità o quando si deve spostare lo scooter a mano ad esempio e si incontra una leggera pendenza. Numeri che tra l'altro non vengono aiutati dal gas. In che senso? Il ride by wire quando si viaggia è molto preciso, molto puntuale, ma nelle partenze la frizione non permette di gestire al meglio le piccolissime aperture del gas, con il risultato che nelle partenze si ha un leggerissimo effetto on-off. Ad esempio nei parcheggi o quando si deve uscire dal garage di casa bisogna stare un attimo attenti. Per il resto colpisce sicuramente la cura per i dettagli, lo scooter è fatto veramente bene, una merce molto rara di questi tempi. Solo due cose stonano un pochettino, ad esempio il pulsante per escludere il controllo di trazione, che si vede che è stato aggiunto in un secondo momento, e poi mi sarebbe piaciuto avere una spia che, per segnalare la presenza del cavalletto laterale aperto, mi sarebbe piaciuto averla in qualche situazione. Comodo, spazioso e con il manubrio largo, l'XADV offre un'ottima ergonomia al pilota, che si trova alla guida di un mezzo molto polivalente. I piedi trovano il loro spazio ideale ovunque, avanzati, centrali o addirittura in posizione arretrata, come su una moto, grazie alle pedane zigrinate optional. Così la sua massa importante sparisce una volta superati i 15 km orari. Manca un po' di protezione aerodinamica alle gambe, che nei climi più freddi soffrono un po'. Meglio prevedere l'acquisto di un telo coprigambe. Il cupolino invece protegge a dovere e solo a chi è più alto lascia esposta una parte del casco.
Ormai è qualche giorno che guido l'XADV e i chilometri sono diventati 500 circa. E nella guida in città devo dire che sto apprezzando davvero tanto il suo cambio automatico a doppia frizione. Assicura sempre cambiate morbide, dolci, e in città la mappatura D è perfetta. Tra l'altro apprezzo molto anche lo spunto al semaforo, l'attacco diretto dalla frizione che permette di essere sempre i primi appunto nello scatto al semaforo. E ben più di ad esempio di una moto tradizionale dove tocca al pilota gestire la frizione. Cambio che tra l'altro si abbina perfettamente al carattere del suo bicilindrico in linea a corsa lunga. Una caratteristica tecnica che permette di avere sempre una bella dose di coppia, soprattutto ai regimi più bassi e intermedi. Tra l'altro si apprezzano anche i benefici dati dalla rapportatura accorciata rispetto all'integra, con il risultato che superare il resto degli scooter è davvero un gioco da ragazzi, ma senza che ci sia la necessità di un rapporto più lungo a velocità autostradale attorno ai 130 km/h. Ultima cosa importante, anche guidando brillanti si arriva facilmente al dato dichiarato sui consumi di 27 km litro. L'anima versatile dell'XADV permette di equipaggiarlo con pneumatici dall'indole molto differente. Di serie equipaggiato con i Metzeler Tourans, pneumatici stradali che permettono qualche scappatella in off-road, ma volendoci si può spingere oltre. Pirelli è attualmente l'unica azienda a proporre per l'XADV una gomma specializzata nella guida in fuoristrada, ma capace di divertire anche su strada. Si tratta dei Pirelli Scorpion Rally STR, che avevamo già provato intensamente durante la nostra comparativa delle Maxi Enduro con ruota anteriore da 21 pollici. Nel caso dell'XADV però le misure sono ben diverse, 120-70 R17 davanti e 160-60 R15 dietro. Sono pneumatici molto versatili. I tasselli sono molto pronunciati e trasversali, ma la mescola utilizzata ha un'alta percentuale di silicio e il profilo è studiato per offrire un ottimo feeling in piega. Devo confessarlo, quando li ho visti montati per la prima volta qui sull'XADV ho pensato che fossero sicuramente scenografici, ma che sarebbero stati ben poco efficaci nella guida su asfalto, e mi sono dovuto ricredere completamente, perché in particolare mi ha stupito il livello di grip offerto nella guida su asfalto. Si possono fare grandi angoli di piega, si può spingere sulle pedane sicuri di un appoggio sempre consistente. Anzi, nella prima fase di discesa in piega sono addirittura più rapidi dei Metzeler Tourans offerti di serie, ma senza dare la sensazione di cadere, segno che il profilo è stato studiato con molta attenzione. Quello che manca semmai è un po' di feeling in alcune fasi di guida, come ad esempio la frenata, ma soprattutto l'inserimento di curva. Arrivano un po' poche informazioni al pilota, ci si può fidare, ma su fondi viscidi magari, come ad esempio con la brina, come sto incontrando io in questi giorni invernali, bisogna andarci un po' cauti. Dove naturalmente si apprezzano di più i Scorpion Rally è nella guida in fuoristrada, perché anche con un mezzo non specialistico come l'XADV si possono azzardare grandi derapate sempre sotto controllo, perché il pneumatico si aggrappa con grandissima tenacia e trasmette sempre tanto feeling al pilota, che così si sente sicuro, che poi è quello che conta. Certo, con l'XADV non si può esagerare, perché la sua massa è importante e le sue reazioni possono diventare difficilmente controllabili in caso si esageri, ma comunque non è neanche nelle sue intenzioni. Sembra strano da dire, eppure l'XADV con questi pneumatici riesce ad arrampicarsi anche su sentieri piuttosto impegnativi. La sua inerzia e i cerchi in misura stradale limitano un po' il divertimento, ma le pedane zigrinate permettono di spingere quando si cerca trazione, e le migliori arrivate l'anno scorso si apprezzano tutte. Come la mappatura G, che oltre all'erogazione del motore ottimizza il controllo di trazione in off-road, utile in particolare per i meno smaliziati. Non è un mezzo economico, perché 11.790 euro non sono per tutti, ma l'XADV sfrutta soluzioni mai viste prima su uno scooter, se ancora così si può chiamare, e oggi è l'ammiraglia Honda. Per di più è curatissimo nei dettagli, è estremamente versatile e ha un design che sembra venire dal futuro. Per chi cerca un mezzo moderno e definitivo, ma senza l'impegno delle marce,
L'XADV oggi è tra le migliori proposte del mercato. Dopo 1000 chilometri mi aspettavo di dover fare più rinunce nella guida su asfalto con queste Scorpion Rally. Oltre alla guidabilità che rimane ottima, infatti, anche le vibrazioni sono davvero contenute, quasi quanto i Metzeler Tourance di serie. E quindi la fatidica domanda, li consiglierei? Dipende. Dipende perché oggi le gomme da scooter sono diverse, ci sono diversi modelli. Perché? Perché come è avvenuto nelle moto, anche negli scooter sono aumentate le prestazioni, la capacità di frenare, ma soprattutto la voglia di piegare degli scooteristi. Pirelli ad esempio propone tra i suoi vari modelli anche i Diablo Rosso Scooter, pneumatici prettamente stradali con un grandissimo livello di grip. Quindi sì, li consiglierei questi Scorpion Rally a chi prevede tante uscite in fuoristrada e vuole attraversare sentieri e boschi. Ma se l'unico sterrato che probabilmente vedrete è il giardino di casa vostra, beh, i Metzeler Tourance di serie vanno più che bene.